Niente, buongiorno a tutti. Come al solito abbiamo parlato del precario, dei rifugiati, di tutto quanto quello che riguarda il migrato e anche l'italiano, insomma, non è non solo il migrato che oggi proprio sì, è vero che stiamo soffrendo, che stiamo proprio, come dire, stiamo prendendo in giro, nel senso, è una vita che si parla dell'immigrazione, dire la verità fra virgolette, senza offese di nessuno, l'immigrazione, stiamo soffrendo degli anni 80, ecco. Anzi, oggi, come ha detto la collega da, scusami, mi dimentico il nome, è una cosa, come dici, una cosa montata, una cosa bifabbricata, insomma, ecco. Ti presento così, mettiti in difficoltà. Comunque non vorrei starmi a lungo, però la giornata di 17 devono essere insieme, il 17 o il 26, a dire basta a questo atteggiamento, questa politica in pratica. La politica del mondo, ma non solo in Italia, come si forza, una volta non si vedevano dopo la guerra, ma adesso come si forza si mettono insieme e andiamo a creare il problema della povertà. È vero, la povertà, nessuno è che è nato povero, siamo tutti nati da 9 mesi, in teoria quello, tutto quello che ha il mondo deve essere di tutti, non alcuni sì, alcuni no. Non vogliamo essere, come dire, patroni del mondo, però la giustizia si fa insieme e non dobbiamo smettere da lottare insieme. Direi che il giorno del 17 ci vediamo sia nel Veneto sia da qualsiasi posto a lottare, continuiamo a lottare e grazie a tutti e una buona giornata. Sì, torno a dire 4 cose. È vero che abbiamo parlato della vita di magazzini, però dico questo ragazzi, abbiamo sentito un po' di cosa, però bisogna imparare a affrontare la vita fuori del magazzino. Sappiamo benissimo, abbiamo un sacco di problemi. Il 27, se mi ricordo, si parla della vita fuori, da questa politica. La politica da questo paese, dobbiamo imparare a uscire fuori, scavalcare la porta e uscirsi fuori, perché veramente dico di 30 anni che mi trovo in Italia, l'unica migrazione che ci troviamo molto in ritardo nei confronti dell'immigrazione in Germania, in Francia, in Belgio, via, dobbiamo imparare a uscire fuori. Questo è già la vita di magazzino, l'abbiamo capita perfettamente, girano delle guerre psicologiche, girano, ti fregano, ti pagano poco, eccetera, eccetera. Ma direi dobbiamo imparare a affrontare il problema fuori. Fuori veramente, ci sono non te lo dico perché non sono uno che so tutto, perché in Italia esistono dei partiti che hanno grassato sulle immigrazioni. Perché noi dobbiamo dire basta. Dobbiamo copiare delle altre immigrazioni in Francia, dobbiamo copiare delle immigrazioni che vivono in Germania e in altri paesi dell'Europa. Oggi non si ferma, non dobbiamo fermarci solo nella vita di magazzini, come si comporta il capo, come si comporta quello o quell'altro. Dobbiamo combatterlo, dobbiamo dire basta guerra psicologica. Li stanno trattando sulla guerra psicologica, noi non siamo di questo, ma siamo persone umane, l'abbiamo capito perfettamente. Il 27 dobbiamo essere pronti proprio a affrontare la vita fuori. Grazie.